trovati, passiamo alle notizie. Fascismo e discriminazioni di genere. La giornata della memoria per non dimenticare nessun tipo di discriminazione e violenza. Ha preso il via questa mattina nella sede del Consiglio regionale a Bari, Fascismo e discriminazioni di genere. Giornata all'insegna del ricordo e dell'approfondimento sul valore della memoria attraverso l'arte, organizzata da Regione Puglia, Osservatorio regionale sui neofascismi e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale. Alla presenza di una delegazione dell'Istituto Vito Vittorio Lenoci di Bari, guidata dal preside professor Gaetano Dabicco, numerosi ospiti, artisti e attivisti hanno focalizzato l'attenzione sulle discriminazioni di genere e su quanto accaduto alle vittime del genocidio nazista e fascista, sacrificate per l'appartenenza a un genere e per il differente orientamento sessuale. Il dibattito è stato accompagnato da racconti, testimonianze, musica, video ed ha coinvolto i 200 studenti presenti. Ogni volta che c'è una prevaricazione da parte di alcuni su altri, allora la prevaricazione diventa 10 volte più grave se si tratta di donne come vittime. Ecco, la discriminazione di genere ha riguardato anche il periodo fascista, ha riguardato anche la persecuzione nella Shoah e le violenze che sono state perpetrate sulle donne, oltre quelle che venivano perpetrate sugli uomini, testimoniano la malvagità di chi in quel periodo si è comportato in quel modo. Quindi bisogna ragionarne e comprendere tutte le azioni che possiamo mettere in campo perché le donne non abbiano un'ulteriore sconfitta nel rapporto con le altre persone, ma possano essere rispettate per i loro diritti, per la loro umanità, per la loro femminilità. Le discriminazioni di genere sono oggi il tema che sull'evento organizzato dall'Osservatorio regionale sui neofascismi. Ancora oggi purtroppo le violenze di genere sono un tema centrale, quotidiano, e poterli contrastare dipendono soltanto dalle nostre scelte quotidiane. Oggi una riflessione insieme alle istituzioni, alle scuole e ai giovani che sono i veri protagonisti del nostro futuro. Una bellissima iniziativa quella di oggi qui in Consiglio regionale, veramente la casa della partecipazione, quindi ringrazio anche molto la Presidente Loredana Capone e l'Osservatorio sui neofascismi della Regione Puglia che è coordinato da Antonella Morga per questa iniziativa veramente stupenda di ascolto e di confronto soprattutto con le nuove generazioni, col mondo della scuola, dell'educazione, perché noi abbiamo ancora molto bisogno di far sì che questa giornata della memoria non sia solo una giornata del passato, di ricordo e di denuncia degli orrori che si sono commessi durante il nazifascismo, ma che sia una giornata del tempo di oggi, perché ancora troppi crimini d'odio, troppi discorsi d'odio, troppa violenza viene subita dalle persone che hanno colore della pelle, che hanno identità di genere, orientamento sessuale diverso e da appunto persone che hanno disabilità, da tutte quelle persone che vengono percepite come diverse o differenti. Le differenze sono un valore del nostro stare insieme, della nostra comunità. Questo messaggio oggi sta arrivando in modo molto forte, è una bella giornata. Oggi è la nostra memoria, è il nostro racconto della giornata della memoria. Lo facciamo qui insieme a una scuola, a tante studentesse, a tanti studenti della scuola Lenoci di Bari, con il preside, i docenti, tanti ospiti che ci hanno voluto raggiungere perché noi vogliamo parlare di fascismo e discriminazioni di genere, perché stiamo vivendo un momento delicato ed è bene lanciare messaggi chiari. Noi non vogliamo arretrare sulle conquiste dei diritti civili e sull'applicazione della nostra Costituzione. Grida dolore la storia del nazifascismo e del fascismo italiano, ma soprattutto la storia della Shoah. Abbiamo bisogno di raccontare quei volti, quelle storie che troppo spesso siamo abituati o a non vedere o a dimenticare. Noi dobbiamo essere quelli che trasmettono la memoria attiva, perché quando i reduci, coloro che sono
sopravvissuti alla barbarie dei lager nazisti non ci saranno più, qualcuno avrà il compito, l'obbligo, il dovere di mantenere attiva questa memoria, e noi lo vogliamo fare con i giovani, con le ragazze e i ragazzi che oggi sono qui e che leggeranno insieme a noi pezzi di storie vissute da persone, alcune ancora viventi, ma altre che ormai hanno lasciato la loro vita dentro quell'orrore dei lager nazisti. Genere in comune, Regione Anci Puglia insieme per promuovere in 60 comuni pugliesi le politiche di genere. È stata presentata questa mattina l'azione Genere in comune, curata dalla sezione regionale per l'attuazione delle politiche di genere, che vede Regione Puglia e Anci Puglia collaborare per fornire agli enti locali un supporto strategico e operativo al fine di promuovere la diffusione delle politiche di genere nelle azioni di governo territoriale. Siamo molto orgogliosi di presentare questo bando oggi insieme ad Anci, questo percorso tra Regione e Anci Puglia per un bando che vuole promuovere delle azioni di sistema a livello territoriale, quindi a livello di comuni, unione di comuni, sul tema della parità di genere. È un progetto pilota che coinvolgerà 60 comuni pugliesi, quindi un numero importante, per sperimentare e mettere in campo attività o di formazione, diciamo, relative appunto ai temi della parità di genere, del gender gap, sia appunto attività, azioni di sistema per andare a rafforzare quelle che sono le linee di programmazione sulle politiche di genere. È un bando chiaramente che si inserisce all'interno del percorso dell'agenda di genere della Regione Puglia. C'è stata questa nuova forma di partecipazione, soprattutto di collaborazione tra noi, Anci Puglia e la Regione Puglia, in particolare con la sezione della parità di genere, quindi sicuramente è un passo importante, perché ancora una volta sta a sottolineare come i comuni sono propensi e sono favorevolissimi da questo punto di vista a riconoscere quello che è comunque ormai un fatto. La parità di genere deve essere un qualcosa che naturalmente avviene, noi stiamo cercando di ottimizzare questo rapporto che c'è tra dipendenti all'interno di ogni singolo comune, quindi cercando di equilibrare, ma è ormai un dato di fatto, quindi rendere più consapevoli di quelle che sono le leggi più che altro rispetto a quello che invece, ripeto, sottoscrive un dato di fatto. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.